Ultima chiamata per l'agricoltura italiana. Se il governo vuole salvare il settore olivicolo messo in ginocchio dall'invasione dell'olio tunisino, deve rigettare il provvedimento proposto dalla Commissione europea. Lo gridano a gran voce il Movimento 5 Stelle e gli imprenditori e gli agricoltori italiani. L'importazione senza dazio di 35.000 tonnellate di olio dalla Tunisia favorisce solo le grandi multinazionali della distribuzione che miscelano l'olio tunisino con quello italiano o lo vendono con etichetta tunisina nei supermercati. Anche l'assessore regionale all'agricoltura, Cracolici, è contrario a questa invasione. Si è sentita forte a Bruxelles la preoccupazione degli agricoltori meridionali del Mezzogiorno d'Italia, della Spagna e della Grecia, che proprio per un sistema di immissione nei mercati europei di prodotti che probabilmente in nome del fatto che si vuole favorire l'olio tunisino in realtà si rischia di favorire coloro che sono andati a impiantare uliveti in Tunisia e magari sono italiani, spagnoli o greci. Quindi dobbiamo stare attenti anche che le politiche di solidarietà non devono servire a mistificare il mercato e a introdurre elementi di abbattimento dei costi di produzione che mettono fuori concorrenza il nostro prodotto. Quindi credo che questa vicenda ancora tutta da scrivere.